I singoli elementi della cella Mive sono costruiti a sandwich con un cuore isolante in schiuma rigida di poliuretano. La capacità isolante viene definita per ogni singolo componente sulla base del campo di applicazione. Gli elementi di diverso spessore sono combinabili senza problemi lungo la parete, la base e la copertura. In base all'umidità relativa dell'aria e alla differenza di temperatura tra interno ed esterno della cella, il punto di rugiada, ovvero l'intervallo di temperatura in corrispondenza del quale l'umidità diventa condensa, può essere mantenuto al centro. Se però la capacità isolante non è ben tarata sugli intervalli di temperatura indicati, il punto di rugiada si sposta verso l'esterno, producendo condensa. Le porte, non di rado un punto debole nel sistema di isolamento, nel settore di surgelazione Mive hanno generalmente uno spessore di 120 mm. Un telaio in materia plastica altamente resistente agli urti impedisce l'insorgere di ponti termici e riduce al minimo la dispersione di energia. La robusta guarnizione a camera, oltre a garantire una perfetta tenuta, è anche molto semplice da sostituire. La grande flessibilità dei moduli delle celle Mive consente l'installazione di ogni genere di porta. Porte semplici e doppie ad apertura automatica o porte scorrevoli, portelli per il prelievo o per la manutenzione. Quantità, dimensioni e disposizione sono dettate solo dalle esigenze del cliente. Le celle Mive sono composte da moduli realizzati a centimetro sulle esigenze specifiche del cliente e senza vincoli di misure modulari. Montaggio rapido e flessibilità per ampliamenti successivi. La versione standard del pavimento delle celle per Mive GUV, Mive GVA e abbattitore Mive è composta da un pannello a sandwich con cuore in poliuretano e piastra di ripartizione della pressione integrata. Il rivestimento del pavimento è costituito da una solida piastra in acciaio inox spessa 2 mm. Il semplice montaggio a incastro degli elementi non può in alcun modo garantire una tenuta duratura delle fughe. Carico meccanico e termico creerebbe rapidamente le temute infiltrazioni di umidità. Le lastre dei pavimenti Mive sono pertanto piegate a gomito nelle fughe. La superficie di appoggio offre così il necessario contatto per il materiale di guarnizione ad alta tenuta impiegato. Nel Mive GUV, Mive GVA e nell'abbattitore Mive i pavimenti sono eseguiti prevalentemente a vasca. Ciò, oltre ad evitare infiltrazioni di condensa, ne facilita notevolmente anche la pulizia. Mive fornisce su richiesta anche un modulo pavimento senza piastra di ripartizione della pressione integrata. Al suo posto viene fissata in modo duraturo una lastra in acciaio inox spessa 3 mm, questo naturalmente anche nel caso del pavimento a vasca. Se la massima protezione dall'umidità all'interno della cella è cosa scontata, non si deve dimenticare che sono necessari interventi anche sul lato inferiore del pavimento, specialmente nel settore surgelazione. Il canale di aereazione si è dimostrato un modo semplice ma efficace per prevenire il congelamento, se necessario anche con ventilazione forzata. In alternativa può essere utilizzato il riscaldamento elettrico del pavimento. In tal caso Mive prevede due condotti di riscaldamento per la massima sicurezza. È inoltre possibile installare un tipo di riscaldamento idraulico più economico grazie al calore recuperato dall'impianto di raffreddamento.
L'apertura della porta contribuisce alla formazione di ghiaccio nella cella. L'aria fredda esce dalla cella, mentre l'aria calda dell'ambiente esterno entra e si ferma nella parte alta. L'umidità contenuta si fissa sotto forma di ghiaccio al soffitto e in alto sulle pareti. Con Mive questo non succede. Grazie al condotto di distribuzione, l'aria calda viene infatti convogliata direttamente nell'evaporatore. Mive ha sviluppato un sistema brevettato di distribuzione dell'aria a parete appositamente per le celle automatiche GVA, GUV e TLK. Le comuni celle fanno circolare aria fredda immessa attraverso una fessura. Il risultato è un'elevata velocità del flusso e una distribuzione disomogenea dell'aria in cella. Questo sistema di contropareti garantisce un'omogenea distribuzione dell'aria fredda sul prodotto presente in cella. A seconda del tipo di prodotto o della fase di lavorazione in cui si trova, la gestione seleziona il programma con la velocità dei ventilatori dell'evaporatore più adatta. Ogni impasto riceve solo l'aria fredda necessaria, evitando così la formazione di pelle e mantenendo la qualità del vostro prodotto sempre costante. Per la regolare pulizia, gli elementi delle pareti sono facilmente smontabili a pressione, senza l'impiego di attrezzi. Muffe e co. non hanno possibilità. A un raffreddamento ottimale contribuisce anche un evaporatore con le giuste caratteristiche tecniche. La distanza tra le lamelle dell'evaporatore negli impianti Mive viene pertanto impostata in modo diverso a seconda dell'impiego. Lamelle molto distanti tra loro aumentano ad esempio il periodo di utilizzo, evitando così di compromettere la produzione con lunghe fasi di sbrinamento. Con Mive Eco Recova è possibile sbrinare economicamente anche gli evaporatori utilizzando acqua calda recuperata. Se si necessita di una potenza frigorifera molto elevata, come ad esempio nel caso dell'abbattimento, vengono impiegati potenti evaporatori verticali. E anche nel caso in cui la tecnologia creasse problemi, le avarie non resteranno irrisolte grazie al controllo remoto opzionale integrato nella gestione e a una breve chiamata del computer vocale Mive. Intervento immediato sul posto e tempi di inattività ridotti al minimo. Ergonomia e facilità d'uso sono il nucleo della progettazione dei sistemi di controllo Mive, i quali non sono semplici sistemi di gestione per apparecchiature, bensì collegano i singoli processi di produzione dei prodotti, integrando tutte le fasi, dall'impiego della tecnica del freddo alla cottura dei prodotti pronti. I vostri programmi e i vostri processi hanno solide basi nel know-how sviluppato nei decenni dagli specialisti nella produzione di forni Mive. Il perfetto coordinamento di tutte le fasi produttive è ciò che garantisce il corretto svolgimento del lavoro nel laboratorio e la riuscita del prodotto. Dopo il collegamento in rete di tutte le fasi produttive, il passo successivo è la loro automazione. Che si tratti di congelamento, raffreddamento, lievitazione o mantenimento, il freddo Mive offre la soluzione più adatta ad ogni tipo di esigenza produttiva e ad ogni disponibilità di spazio. Il surgelatore a spirale Mive è l'ideale per sfruttare al meglio le piccole superfici. I prodotti vengono trasportati attraverso le diverse zone climatizzate mediante lunghe spirali. In tal modo, avendo a disposizione un'altezza di circa 5 metri, è possibile realizzare nastri lunghi fino a 400 metri. A monte è possibile installare una spirale di raffreddamento o di lievitazione.
Il surgelatore a step Mive è la scelta migliore per quei prodotti delicati che verrebbero deformati dal passaggio in un surgelatore a spirale. Il numero dei livelli e la relativa lunghezza sono liberamente regolabili a seconda delle esigenze e della disponibilità di spazio. Con il surgelatore a step, Mive offre la massima flessibilità nel minimo spazio. Il surgelatore a tunnel Mive è il classico impianto di refrigerazione all'interno del quale i prodotti transitano, adatto per le superfici piane. Un ampio nastro trasportatore in plastica o in acciaio inox attraversa l'impianto strutturato in modo modulare. Per una più agevole pulizia, i fondi accessibili, mediante delle porte, sono a vasca e anche tutte le superfici interne sono realizzate in acciaio inox. L'alto spessore di isolamento di 150 mm e i punti di ingresso e di uscita con isolamento extra e dispositivo a cortina d'aria assicurano un forte risparmio energetico. Se l'organizzazione aziendale ruota intorno all'impiego dei carrelli, è disponibile il sistema di convogliamento e trasporto carrelli Mive. Ogni carrello viene gestito individualmente e indipendentemente dagli altri, cosicché è possibile rispettare i diversi tempi di abbattimento, lievitazione e mantenimento dei vari prodotti. Si possono realizzare anche percorsi flessibili ed ampliamenti degli impianti già utilizzati, in quanto il sistema viene costruito in modo assolutamente modulare, mediante azionamenti, unità rotative lineari e porte scorrevoli automatiche. Dalla preparazione dell'impasto alla divisione freddo, l'automazione Mive offre soluzioni per la concertazione ottimale di tutte le fasi produttive. Mive garantisce la massima produttività con una sempre perfetta qualità del prodotto, un fattore di successo decisivo per i panificatori del futuro. Il funzionamento di impianti frigoriferi si è sempre caratterizzato per la cessione di preziosa energia all'ambiente. Il recupero del calore si basa invece sullo sfruttamento di questa energia e la immagazzina per riutilizzarla all'interno del laboratorio. Attraverso una valvola dell'evaporatore, un refrigerante liquido viene trasformato istantaneamente nello stato gassoso e vaporizzato. Per svolgere questo processo c'è bisogno di energia termica. L'evaporatore la recupera dall'aria della cella di conservazione. La temperatura della cella di conservazione si abbassa. Per rendere nuovamente fluido il refrigerante gassoso, è necessario che la pressione del gas venga aumentata sensibilmente da un compressore. Questo riscalda fortemente il refrigerante, il quale necessita di essere nuovamente raffreddato per tornare allo stato liquido. Il calore viene irrecuperabilmente ceduto all'ambiente esterno. Qui interviene il recupero del calore per far sì che questa preziosa energia non vada persa. Uno scambiatore di calore a piastre trasferisce il calore dal gas caldo a un serbatoio di acqua per il successivo impiego. La temperatura raggiunta dall'acqua è ideale per riscaldare il fondo delle celle di conservazione e per prevenirne il congelamento.
rende lo sbrinamento di evaporatori gelati molto più rapido ed economico che con il comune riscaldamento elettrico. Fornisce ottimamente le celle climatizzate del calore di base necessario. Naturalmente il recupero del calore ha anche altre applicazioni negli ambiti che richiedono basse temperature. Nell'ideazione e nella progettazione degli impianti di recupero del calore, MIVE considera sin da subito tutte le applicazioni desiderate, garantendo un impiego efficiente del calore rilasciato nel processo di raffreddamento e soluzioni economiche a 360 gradi.